Ciao a tutti, sono Alberto Berselli e sono il responsabile del team che ha sviluppato le funzionalità elettroniche della nuova trasmissione Dynamic Command di New Holland. Oggi vi voglio parlare del sistema GSM2. GSM sta per Ground Speed Management, che significa controllo di velocità. E in questo caso si parla di controllo di velocità del trattore. Questo è un automatismo evoluto che permette di regolare la velocità al suolo. Il sistema si adatta alla velocità richiesta dall'operatore e adatta cambio e motore. L'interfaccia che l'operatore si trova davanti è tale quale quella di un autocommand, cioè una trasmissione a variazione continua, che normalmente viene regolata in velocità. L'operatore quindi può scrollare con la rotella sulla leva multifunzione, selezionando le velocità massime o le velocità di lavoro preferibili per le lavorazioni, e in modo del tutto analogo alle trasmissioni a variazione continua muovere la macchina con la leva oppure col pedale acceleratore, oppure anche con i freni nel caso di rallentamenti. Questa funzione può essere molto utile in campo per lavorazioni in cui è imposta una velocità massima costante da mantenere per più tempo. Il vantaggio di questo GSM system è quello che può dimenticarsi della selezione esatta della marcia e del regime motore per mantenere una certa velocità d'avanzamento. Questo vale anche in strada. In strada ci si dimentica completamente di cambio e motore, in quanto il sistema sceglie le marce e sceglie anche i regimi motore per inseguire l'impostazione della velocità che l'operatore ha selezionato in quell'istante. Il GSM2 si suddivide in funzionalità field, ovvero lavorazione in campo, e transport, ovvero da trasporti su strada. Le differenze tra le due modalità sono molto molto simili a quelle delle auto function, auto field e auto road, ovvero nel GSM field non si possono effettuare in automatico cambi di range, cambi di gamma, quando invece in transport mode, nella modalità trasporto su strada, questi cambi di gamma possono essere concessi e sono del tutto automatici e decisi dal sistema elettronico. Oltre a queste modalità GSM Field e GSM Road, c'è anche una modalità PTO, ovvero presa di forza, in cui la priorità viene data ai regimi motore piuttosto che alla velocità d'avanzamento, ovvero il sistema cerca sempre di mantenere un regime motore costante perché lo chiede la PTO come lavorazione, e se c'è sufficiente potenza e se ci sono delle condizioni opportune, la velocità richiesta e impostata dall'operatore viene rispettata e viene inseguita. Ciao a tutti, buon lavoro sulla vostra nuova trasmissione Dynamic Command!